Immaginate quelle domande semplici e improvvise tipiche dei bambini e delle bambine che spesso chiedono dei concetti a noi familiari, già interiorizzati, ma che sono difficili da spiegare, come per esempio che cos'è un dato? E qui di solito scende quel silenzio imbarazzante dove il bambino o la bambina ti guarda e sa già che non sai la risposta. Ciao! Io sono Lia e vi do il benvenuto nella seconda puntata di The Data Teller, l'unico podcast che ti aiuta a comprendere il mondo attraverso i dati, ideato da Trace Technologies. Prima di iniziare, per accuratezza storica, ci tengo a dire che il titolo del podcast è una reinterpretazione personale della famosissima frase di Giulio Cesare. E dunque, cosa cavolo è un dato? Oggi la parola ha acquistato un nuovo valore semantico. La troviamo spesso in espressioni inglesi, tipo big data, data breach, data science. In realtà, data è un termine latino, datum al singolare, e significa cosa data, dono o regalo. Con questo nuovo significato è usata in settori come la statistica, l'informatica e la data science. Dunque diamo una definizione. Il dato è una codificazione di tutto ciò che può essere osservato. Un fenomeno, un avvenimento, un'entità, insomma, possiamo dire che qualsiasi cosa può essere categorizzato come dato. Possiamo racchiuderli in due macro categorie. Per capire meglio, vi faccio un esempio. Oggi fa freddo perché ci sono 2 gradi. Da questa frase posso estrapolare 2 tipologie di dati, qualitativi e quantitativi. I dati qualitativi sono usati per categorizzare o classificare e sono parole, riprendendo la nostra frase freddo. I dati quantitativi invece sono quei dati misurabili, quindi avranno un valore numerico. Si dividono a loro volta in dati discreti e continui. I dati discreti sono quei numeri interi, nel nostro esempio 2. I dati continui invece possono assumere qualsiasi valore numerico, per esempio 3,3 periodico e così via. Ma da dove peschiamo questi dati? Possiamo acquisirli da 2 fonti che chiamiamo primarie e secondarie. Le fonti primarie comprendono quei dati che il ricercatore acquisisce attraverso uno studio o l'osservazione di un fenomeno, oppure somministrando sondaggi o questionari. Le fonti secondarie comprendono quei dati che esistono già, che possiamo andare a raccogliere da studi di ricerca già effettuati, dal web o da dati ufficiali. Pensiamo a quelli dell'Istat. I dati, una volta elaborati, genereranno conoscenza che ci permetterà di risolvere problemi di varia natura, caratterizzare un fenomeno e pianificare una strategia. Non a caso, la frase "Data are the new oil of digital economy", cioè i dati sono il petrolio dell'era digitale, spopola un po' ovunque, dagli articoli accademici a quelli giornalistici. A questo punto direi che siamo abbastanza preparati all'eventuale domanda. Cos'è un dato? Io vi ringrazio di aver ascoltato il podcast e ricordate, tutti i dati sono necessari, ma alcuni lo sono di più.